nessuno che... Sono, nessuno. Sai perché sono qua? Per guardare il logo Trismoca dietro di noi, non per guardare la tua okay. gara. Va bene. Questo era un applauso di incoraggiamento. Allora, Mary, non ti rubo altro tempo, sai come funziona. Mm-hmm. Nel frattempo che tu preparerai la tua gara, io spiegherò al pubblico che cosa andrai ad eseguire. Quando vuoi, in bocca al lupo. Ok. Via. Buongiorno signori, sono Lucia Merio, 19 anni e frequento l'istituto alberghiero Giacomo Perlasca di Idro. Signori, è arrivato finalmente il mio momento, il momento che aspettavo per potervi trasmettere l'amore e la passione che ho per questa mia, per questa bevanda. Questa bevanda che è capace di trasmettere, di donare fantastiche sensazioni e perché no, anche tante emozioni. Vi sto servendo dell'acqua naturale Maniva, che sgorga dal Monte Maniva. È un'acqua naturale leggera che preparerà al meglio il vostro palato alla degustazione dei miei 4 espressi, 4 cappuccini e della mia bevanda personalizzata. La monorigine che andrò a proporvi oggi è denominata Panama. Panama è prodotta sulle montagne di Piedra de Candela, ai confini del Costa Rica, ad un'altezza tra i 1200 e i 1700 metri. Si tratta di un caffè gourmet, lavato, impeccabile nell'aspetto, in quanto selezionato e raccolto a mano. Signori, grazie per l'attenzione. Procedo con la preparazione dei miei 4 espressi. Non ci formalizziamo, il cronometro non è partito, ma il nostro capo giuria Davide mi sta passando il mio cronometro, grazie. Con i tempi di gara. Sono passati in questo momento 1 minuto e 25 secondi. Dovrà realizzare nel tempo massimo di 15 minuti 4 espressi seguendo le regole del WBC, del World Barista Championship. 4 bevande a base di latte, che potrebbero essere 4 cappuccini o 4 comunque bevande a base di latte, e 4 bevande personalizzate analcoliche, dove la base è sempre l'espresso. Il protagonista principale è il caffè. Signori, in tazza presenterà una buona corposità. Avrà dei sentori di malto, tinte floreali, di ibisco e leggermente agrumato. Signori, ecco il mio espresso. Buona degustazione. Procedo con la preparazione della mia, dei miei 4 cappuccini. Prima però andrò ad aromatizzare i 4 bicchieri che andrò a utilizzare per la bevanda. Inizio montando il latte. Il latte che sto utilizzando proviene dalla centrale del latte di Brescia, denominato Re Cappuccio, perché è un'aggiunta di panna che faciliterà la mia montatura. Sin pensarlo, te escondiste.
mancano 10 minuti in questo istante. Sono trascorsi 5 minuti di gara. Ricordo al pubblico che sta guardando da qui, dalla Fiera da Montichiari, oppure da casa in streaming online, www.trismoca.it. Stiamo assistendo alle selezioni valide per la provincia di Brescia e di Bergamo per il campionato italiano Baristi Caffetteria. E in gara c'è Mary Lucia. Mary sta terminando l'estrazione dei suoi espressi. La montatura del latte era già avvenuta precedentemente. Che colpa tengo io, mi amor, di innamorarmi di ti. De pasarme tantas noches sin poder casi dormir. Tal vez pienses que estoy loco. Vado a rendere lucida la mia crema di latte. Ecco che si può vedere già a video il primo cappuccino realizzato da Mary. Ed ecco che anche il secondo cappuccino di Mary è stato preparato. Si può vedere bene la centratura del cerchio, ovvero la corona di caffè espresso attorno. Eccolo, l'anello di espresso attorno e il bianco nel mezzo. Così è un cappuccino classico e così Mary lo dovrà servire ai suoi giudici, a questa giuria. Sta adottando la tecnica di creare una base versando una porzione di latte all'interno della tazza, dopodiché appoggiando direttamente il brico alla tazza va a completare il suo cappuccino. Wow! Brava Mary! Al gusto sentirete un aroma intenso di fiori e di frutta già presenti anche nel mio espresso, che con l'aggiunta del latte il bouquet si andrà ad ampliare con sentori di cioccolato, di caramello, di tostato e di cereali. Signori, continuo con la preparazione della mia bevanda. Prima sono andata ad aromatizzare i bicchieri con del rosmarino. Il rosmarino, che con il suo aroma dolce si accompagna perfettamente con l'aroma leggermente amaro del mio caffè. Sono trascorsi in questo istante 10 minuti. Mancano 5 minuti. Mary.
In giuria, a partire dalla mia sinistra, Maurizio Valli, Bugan Coffee Lab, Bergamo, Chiara Corti, giornalista del Giornale di Brescia, Germano Bana, vini e cucina bresciana, sono passati 10 minuti e 48 secondi. E Luca Riva, l'ultimo giudice sensoriale visivo, direttore di Radio Vera e responsabile per la provincia di Brescia di Radio Bruno. Mentre giuria tecnica Dario Ciarlantini, coordinatore nazionale Sky Italia, e Sergio Barbarisi, General Manager Italia BVT Water and More, e capo giuria Davide Cobelli, il nostro Davide nazionale. Rifatto. Mary sta preparando le sue quattro basi di espresso per il drink che andrà a terminare tra qualche istante. Forza Mary! Vado ad unire i miei quattro espressi con questo sciroppo. Questo sciroppo che ha dei sentori di caramello, di cannella, scusate, di vaniglia e di rum, non alcolico, perché è stata effettuata una distillazione reverse con il quale sono stati estratti solo gli aromi del rum e del legno con il quale è stata, nel quale era contenuto. Se alla fine di questa presentazione qualcuno dal pubblico si ricorda esattamente la ricetta del drink di Mary. Ho qua pronto un buono di una formazione gratuita di 3 ore presso la Trismoca. Vado ad aggiungere della crema di latte che renderà più cremosa la mia bevanda. 30 secondi in questo istante. Signori, la mia bevanda si chiama Panama 1903. Vi chiederete perché mia Panama 1903? Panama perché è l'origine del mio caffè. 1903 è la data in cui Panama ottiene la sua indipendenza. Signori, prima di andare a degustare la mia bevanda, vi prego di
Vi prego di andare a chiudere gli occhi e andate a usare gli aromi, i sentori che questa bevanda vi dona, perché vi potrà trasportare direttamente in questa fantastica terra, Panama. Buona degustazione. Stop. Stop. 15 minuti e 20 secondi per Mary Lucia.